Siamo con il presidente Massimo Secondo al termine di Trapani Pro Vercelli. È stata una sofferenza lunga 42 giornate, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Sì, una sofferenza anche oggi, anche una cosa strana perché festeggiamo la salvezza con una sconfitta, però è una salvezza che abbiamo costruito per 42 giornate, siamo arrivati a poterci salvare con una sconfitta perché eravamo in vantaggio praticamente con tutte le nostre dirette concorrenti, con l'Entella, col Crotone, con la Ternana, eravamo a pari con Latina e quindi insomma questo ci ha dato una mano a uscirne bene anche con la sconfitta. Se qualcuno avesse detto che la Pro Vercelli avrebbe finito questo campionato a pari punti col Catania 42 giornate fa, probabilmente l'avrebbero preso per matto, invece è andata così e questo credo ci dia la dimensione dell'impresa che questi ragazzi hanno fatto, impresa eccezionale, un gruppo eccezionale, il mister, lo staff, i dirigenti, la squadra. Cito due ragazzi, Viotti ed Alessandro, che non hanno giocato un minuto ma che hanno dato un contributo determinante, meritano un applauso enorme anche loro insieme a tutti gli altri perché hanno saputo stare nel gruppo nel modo giusto. E i tifosi magari non hanno potuto seguire così lontano la Pro Vercelli, però ricordiamo che domani, ovvero sabato, per quando poi andrà in onda l'intervista, ci sarà una grande festa alle ore 18 allo stadio Piola, in modo tale da accogliere veramente i giocatori che hanno fatto questa impresa. Certo, domani vogliamo salutare tutta la città, tutti quelli che vorranno venire ad applaudire questi ragazzi che se lo meritano al Piola con un po' di panisse, un po' di birra. È una festa, credo che si merita la squadra ma si merita anche la città, che avrà la possibilità il prossimo anno di fare ancora un campionato in Serie B. Per noi veramente è come se fosse il 6 giugno e avessimo vinto la Champions League.